Cristo è risorto! Carissimi amici, con gioia vi voglio presentare la nostra scuola biblica. Abbiamo deciso di pubblicarla online sul web proprio perché con il commento quotidiano iniziato nel marzo del 2020 con la pandemia, un commento sulla parola e sul Vangelo del giorno, moltissime persone hanno sentito un desiderio e una passione per la Bibbia, per la parola di Dio, in un modo decisamente più forte di prima. Perché quando tante certezze e sicurezze sono venute a mancare, tutti quanti noi ci siamo aggrappati alla fede e alla Bibbia, e la sua parola, il Vangelo, ci ha accompagnato in tutto questo tempo e ci sta dando grande forza. Ecco perché noi, come Koinonia Giovanni Battista, avevamo già da molti anni la scuola biblica, e come Oasi di Biel abbiamo deciso di proporla attraverso il nostro sito e attraverso alcuni commenti che io poi, vedrete, farò e accompagnerò le lezioni. Innanzitutto perché un corso sulla parola di Dio, che tra l'altro è aperto a chiunque vuole iscriversi. Il Salmo 119 risponde a questo, versetto 105. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Fratelli e sorelle, la sua parola è una lampada per la nostra vita. Nell'oscurità e nelle ombre che noi viviamo, quanto è importante lasciarsi illuminare, non solo da pochi versetti quotidiani che io commento in questo canale di YouTube, ma soprattutto da tutto il Nuovo e il Vecchio Testamento, da tutta la Sacra Scrittura. Ecco allora che noi abbiamo anche quest'anno deciso di proporvi la scuola biblica. Sarà una bellissima scoperta nel vedere che quella parola che ogni domenica ascoltiamo durante le celebrazioni, ma anche ogni giorno in pochi versetti ascoltiamo nella liturgia o nella parola stessa, oggi, attraverso la scuola biblica, possiamo vederla in un modo nuovo, è più bello, è più aperto. Già l'anno scorso abbiamo avuto grandissimi frutti di molte persone che, studiando la parola di Dio, i Vangeli, come è nata la Bibbia, che cosa dice a noi la Bibbia, ci sono state esperienze bellissime, fortissime, dell'amore di Dio. E anche conversioni. Quanto è importante allora che riprendiamo da gennaio la nostra scuola biblica. Chi ha fatto il primo anno passerà chiaramente al secondo anno, la seconda tappa, mentre chi inizia da zero inizierà con la prima tappa. Sto parlando di tappe proprio perché ne abbiamo tre nella nostra scuola biblica. Il primo anno si parla della Bibbia in generale, quindi un'introduzione, poi si vedranno i Vangeli, gli autori, il processo formativo, come presentano ciascun Vangelo la vita di Gesù, i suoi detti, i suoi segni, i suoi miracoli, quello che noi riceviamo, quali sono stati i destinatari e anche chi sono stati gli evangelisti. La seconda tappa affronterà il libro degli Atti degli Apostoli, quindi la prima chiesa cristiana, come viveva, come affrontava le situazioni, le problematiche e i doni dello Spirito Santo, insieme alle lettere di San Paolo, alle prime comunità cristiane e alle lettere cattoliche. Quindi, come conclusione di questa seconda tappa ci sarà il libro dell'Apocalisse di San Giovanni. Nel terzo anno,
come terza tappa, affronteremo invece l'Antico Testamento, cercando di vedere quali sono le tappe fondamentali, i processi di formazione e la composizione stessa, soffermandoci su alcuni libri, profeti e salmi. Questo è quindi un piccolo quadro sintetico e generale della nostra scuola biblica. L'iscrizione alla nostra scuola biblica si fa direttamente dal nostro sito biella.koinoniagb.it. C'è una pagina interamente dedicata alla scuola biblica, all'iscrizione con questo video, dove potrete compilare con i vostri dati e accedere quindi alla prima tappa. Altrimenti, se avete già fatto il primo anno, voi potrete accedere direttamente alla seconda tappa. Mensilmente riceverete i documenti della lezione. È un PDF o un documento in Word con i contenuti della lezione che voi potrete studiare o in modo digitale sul telefono, sul tablet, sul computer, oppure stamparlo a casa. Quindi sottolinearlo, cerchiarlo, approfondirlo e segnare alcuni appunti. Per ogni lezione proponiamo degli approfondimenti e riflessioni personali sulla lezione stessa e anche dei compiti che originariamente erano stati pensati per i membri della nostra comunità Koinonia Giovanni Battista, perché già in un cammino di spiritualità abbiamo provato nel primo anno anche a proporlo a tutti gli studenti che ci seguivano, ma con l'aumentare del numero degli iscritti per noi è davvero difficile poter correggere tutti i compiti, quindi rimarranno come proposta ma sicuramente una condivisione con noi. Ecco che per ogni tappa ci sono 8 lezioni, lezioni che vanno da gennaio ad agosto. Al termine di questi 3 anni, di queste 3 tappe, noi daremo un attestato a tutti gli studenti per certificare che hanno seguito, studiato e si sono donati nello studio della parola di Dio. Quanto è importante, carissimi amici, che questo corso possa essere vissuto non tanto in uno stile accademico, quanto in uno stile personale esperienziale. San Girolamo dice che l'ignoranza delle sacre scritture è ignoranza di Cristo. Ecco che noi vogliamo proporre un'esperienza concreta della persona di Cristo con lo studio della parola sua. Allora io vi vorrei leggere solo alcuni passi della Costituzione dogmatica dei Verbi, un documento meraviglioso che è uscito dal Concilio Vaticano II e che per noi rappresenta un punto fondamentale, tanto che con il Concilio, infatti lo proponiamo nella prima lezione, questa storia, è cambiata il modo e l'approccio da parte dei fedeli, ma di tutto l'apparato ecclesiale, verso la Sacra Scrittura. Innanzitutto ci è stato donato in una lingua nostra, parlata, quindi con traduzione, nell'italiano. Ecco allora che nel capitolo 6 della Costituzione dei Verbum si dice che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo e considera le divine scritture come la regola suprema della propria fede. Ecco perché è importante studiare e approfondire la Bibbia. È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura. Pensate che la Chiesa ha avuto questo risveglio per opera dello Spirito Santo. Dare e mettere nelle mani di tutti i fedeli la Bibbia, la parola di Dio, che prima era solo in latino, ora è in italiano e ora
oggi che siamo 2021-2022 potremmo dire che è anche in formato digitale. Prosegue poi ad Ei Verbum dicendo che il Concilio Vaticano II esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle Divine Scritture. Dice: i fedeli si accostino volentieri al Sacro Testo sia per mezzo della liturgia sia per mezzo della lettura nella preghiera personale. Ecco quanto è davvero importante studiare la Bibbia, studiare la parola di Dio. E noi, come Koinonia Giovanni Battista, anche da parte mia, vogliamo comunicarvi lo zelo per la sua parola con entusiasmo, mese dopo mese, accompagnandovi con queste lezioni. Il costo di questa scuola è gratuito, è un'offerta, proprio perché noi crediamo nella parola di Dio, nelle parole di Gesù che dicono: date e vi sarà dato. Quanto voi decidete nel vostro cuore di donare durante l'iscrizione alla scuola biblica e chi vuole durante l'anno delle varie lezioni, ebbene accolto. Noi come comunità viviamo di provvidenza, ma questo studio lo vogliamo donare a voi in un modo provvidenziale, perché ciascuno possa dare quanto può e quanto decide nel proprio cuore. Quindi, cari fratelli e sorelle, grazie per avermi seguito in questa introduzione. Iscrivetevi, perché la parola di Dio cambia la nostra vita. Che il Signore vi benedica. Buona continuazione del cammino cristiano. Grazie che mi avete accolto. Buono studio. A presto. Ciao.